Dopo 7 mesi, 212 giorni, riapre il Massimino rimesso a norma dopo i tragici fatti del 2 febbraio scorso. A Catania c'è un grande dispiegamento di forze dell'ordine per fare in modo che tutto fili liscio. Silvio Baldini, squalificato per il calcio nel sedere a Di Carlo, è intubato in un box in tribuna. Al suo posto in panchina c'è il suo vice Azzori. In campo i rossoazzurri si schierano con il 4-2-3-1 di Parma, con Morimoto, Mascara e Izco, a supporto di Spinesi. Solito 3-4-3 invece per Gasperini, che ritrova De Rosa in difesa. In attacco tridente Sculli, Papavaigo, Di Vaio. Prima del fischio d'inizio, Catania ricorda con un minuto di silenzio un bellissimo applauso. L'ispettore Filippo Raciti, sotto gli occhi commossi della vedova Marisa Grasso, accompagnata dal suocero Nazareno. Il terreno di gioco è in condizioni imbarazzanti, sembra un campo di patate, pieno di sabbia, ne fa le spese al quinto Sottil, che è costretto a uscire in barella, al suo posto entra Terlizzi. Prima della fine del primo tempo Mascara si conquista una punizione. Cerca di sorprendere Rubigno da quasi 30 metri, Papavaigo tocca in barriera e il pallone esce di pochissimo. Brivido per il Genoa, il Massimino si scalda. A tempo quasi scaduto però Fabiano lancia un cross sul secondo palo, Papavaigo salta più in alto di Vargas, prova la schiacciata a terra, ma il suo colpo di testa si stampa sul palo difeso da un Bizzarri piuttosto impacciato e il primo tempo finisce a reti inviolate. All'11° Azzori prova a cambiare qualcosa, inserisce Martinez all'esordio al posto del giapponesino Morimoto, evanescente rispetto alla grande prova di Parma. Gasperini vede i suoi in sofferenza e sostituisce Di Vaio con Marco Rossi, Sculli con il brasiliano Danilo all'esordio. Al 29° il Genoa si distende bene in velocità con Cofiltra per Papavaigo, che controlla, salta Bizzarri ma rovina tutto inspiegabilmente, sparando alle stelle invece che servire Danilo libero sulla linea di porta. Minuto 39, il Genoa passa in vantaggio, con Co vede la sovrapposizione di Marco Rossi, cross sul secondo palo, Gazzola nel tentativo di salvare mette la palla nella sua porta e si schianta sul palo. Marizzoli interviene e annulla per una spinta del brasiliano Danilo. Gasperini e la panchina del Genoa si arrabbiano, ma l'arbitro di Bologna è fermo sulla sua decisione. A partita quasi finita, Papavaigo prova a fare ancora tutto da solo. Si allunga il pallone per due volte e salta ancora Bizzarri, ma Stovini è sontuoso a salvare in corner a porta vuota per la disperazione di Gasperini, che si deve accontentare del pareggio, il primo punto per il Genoa in questa Serie A, il secondo per i siciliani. L'importante per oggi a Catania era altro, che ci fosse solo una bella giornata di sport 7 mesi dopo da dedicare a Filippo Raciti e alla sua famiglia.